Parità di genere nelle istituzioni, sport accessibile ai disabili e leggi contro la ludopatia. Questi alcuni dei temi in forma di progetti di legge approdati oggi in quinta commissione Sanità della Regione. Dubbi fortissimi esprime il consigliere del Movimento 5 Stelle Domenico Pettinari sugli aiuti ai disabili per le attività sportive previsti nel progetto di legge dell'assessore Marinella Sclocco. Non si capiscono infatti i criteri di selezione e perché nelle voci ammesse ci siano l'acquisto di giornali e riviste e di coppe e medaglie senza nemmeno un tetto di spesa. Si ammettono tra le spese ammissibili, scusate il bisticcio di parole, anche quelle per riviste, quotidiani, per acquistare targhe, per acquistare coppe e quant'altro, senza impostare una percentuale. Questo che significa? Che il contributo potrebbe essere utilizzato anche solo ed esclusivamente per acquistare le targhe, le coppe o riviste, pubblicazioni, abbonamenti ai giornali. Allora io mi chiedo se questa legge è per incentivare la pratica sportiva dei disabili, poi andiamo a finanziare cosa? Il contorno, il corollario? Ben quattro i testi di legge arrivati in commissione contro la lotta alla ludopatia, che prevedono azioni di prevenzione, terapie e limiti alla promozione del gioco d'azzardo. Toccherà fare sintesi, concordano Giorgio D'Ignazio del Nuovo Centrodestra e il capogruppo PD Sandro Mariani. Prevede informazione presso la scuola nei giovani, perché oggi la ludopatia non è età, informazione e prevenzione, poi soprattutto una battaglia forte alla pubblicità, che sappiamo, perché vediamo tutti i giorni che ci parla di vincite miracolose, in realtà questo non è, e poi chiaramente cura nei confronti di chi cade in questa dipendenza dal gioco d'azzardo. Innanzitutto si sta cercando appunto di riunire i testi di legge per fare una legge unica, visto che sono molto simili, quindi le differenze in sostanza sono quasi non rilevabili, quindi su questo si sta facendo un lavoro di crasi, di sintesi, e siamo sicuri e siamo convinti che entro breve appunto si produrrà un testo unico di comune accordo. Il vicepresidente del Consiglio regionale, Lucrezio Paolini, presenta invece una norma per la parità di genere da approvare in un Consiglio regionale composto quasi interamente da uomini. È previsto che in ogni progetto di legge che questa regione, da questo momento in poi, dovesse mettere in campo, laddove, come dire, si evidenzia una questione che attiene alla questione di genere, e allora bisogna necessariamente normare questo progetto di legge e inserire quelle norme che garantiscono agli uomini e alle donne un pari accesso alle cariche pubbliche, alla retribuzione, al lavoro. E oramai scontro al calor bianco tra la frazione di Paganica e il capoluogo L'Aquila. Gli usi civici di Paganica sono pronti infatti ad andare in procura e fare un esposto contro ignoti per la mancata soluzione da parte del comune dell'Aquila dell'emergenza salmonella, che da 3 anni ha come conseguenza il divieto di irrigazione nei fertili campi della piana paganichese. La società Gran Sasso Acqua ha spiegato che si sta lavorando per potenziare il depuratore e risolvere il problema dello sversamento di liquami sui terreni dei impianti fognari sovraccaricati con la realizzazione del progetto case ed anche per individuare i focolai che provocano la contaminazione da salmonella. Ma la pazienza, spiega Fernando Galletti, presidente degli usi civici, è finita. La questione qui è gravissima. I nostri campi devono essere sani e non inquinati continuamente da liquami che provengono dalle new towns o da altre abitazioni che vanno ad peggiorare la situazione, che è già tanto gravosa. Sono la bellezza di quasi 4-5 anni che noi aspettiamo che venga risanata questa situazione. E visto che c'è, Galletti denuncia per l'ennesima volta lo scandalo del centro polivalente di Paganica, abbandonato da 10 anni e in cui non cominciano ancora i lavori di ristrutturazione, pure finanziati da un finanziamento della CGL, e del palasport realizzato da 2 anni e mai aperto. Guardatevi intorno, che cosa, lo scempio che abbiamo, centro polifunzionale, anche il sindaco 9 anni fa ci disse che c'aveva un progetto nel cassetto, eccolo qua oggi come è messo, e abbiamo qui di nuovo una palestra, qui altri 4-5 anni ferma, bloccata, inutilizzata. In attesa di giocarsi la Lega Pro sul campo negli spareggi play-out, L'Aquila torna a tremare per la vicenda calcio scommesse.
Nella giornata di ieri la Procura federale ha comunicato la chiusura delle indagini del terzo filone Dirty Soccer. A breve sono attesi i deferimenti. Il club aquilano è chiamato a rispondere per responsabilità oggettiva in virtù del presunto coinvolgimento dell'ex responsabile dell'area tecnica Ercole Di Nicola. Un'accusa che nei processi dei primi due filoni ha portato già alla penalizzazione di 7 punti scontati in questo campionato. Stavolta le partite incriminate sono nell'ordine Martina Paganese del 20 dicembre 2014, Tuttocuoio Gubbio del 29 marzo 2015, Pistoiese L'Aquila del 12 aprile 2015, Gubbio Sant'Arcangelo del 19 aprile 2015, Sant'Arcangelo Ascoli del 25 aprile 2015 e L'Aquila Grosseto del 12 aprile 2015. Di queste, l'unica antecedente al 21 febbraio 2015, giorno in cui Ercole Di Nicola si dimise da responsabile dell'area tecnica rossoblù, è solo Martina Paganese. Se dovesse quindi passare la stessa linea di giudizio dei primi due processi, l'Aquila rischierebbe un'effettiva penalizzazione solo per questa partita. Ad ogni modo, il processo sportivo è atteso non prima dell'estate e le penalizzazioni saranno rese effettive nella prossima stagione. Carlo Susini, ritorno in Abruzzo a distanza di oltre 5 anni per provare a salvare l'Aquila, così chiamato dalla società e soprattutto per supportare il ritorno anche di Perrone in panchina. Ha chiamato la società a cercare di fare, diciamo, un'impresa, perché i play-out comunque, a prescindere da quelle che sono le capacità dei giocatori, no, diventa un'impresa, perché poi lì diciamo, entrano in campo tanti fattori, no, tra quello psicologico e diciamo ambientale e vario, quindi speriamo di poter riuscire con tutti quanti a raggiungere questo obiettivo. Ecco, se dovesse definire il suo ruolo per quest'ultima fetta della stagione? Non mi interessa il ruolo, qui bisogna togliersi la stella da sceriffo, quindi il mio ruolo in questo momento è di e come tutti gli altri cercare di compattare l'ambiente e cercare di portare la squadra diciamo in un regime di tranquillità mentale per poter affrontare i play-out con le qualità che ci hanno poi a livello tecnico. Ecco, ricompattare l'ambiente soprattutto anche credo verso i tifosi, sa degli ultimi avvenimenti, in questo senso è previsto un incontro, come si può muovere? No, non è previsto un incontro, anzi in campo ci vanno i ragazzi e devono stare tranquilli, per la tranquillità intanto è per i ragazzi, cercare un attimo di infondere positività, poi per quanto riguarda i tifosi abbiamo bisogno poi di loro, quindi in una situazione del genere secondo me nessuno dovrebbe fare qualcosa che va contro questa impresa che dovremmo affrontare.